In principio era Toyo Ito, poi le vicende note, l'implosione del calice, un buco nero a Piazza Salotto a Pescara durato 14 anni. Così è esordito il sindaco Carlo Masci descrivendo la fantasmagorica fontana con i giochi di luci, di colori e il grande piano con i tassi giganti che sarà inaugurata domani pomeriggio. Entusiasta il sindaco Masci per la fontana che sarà sorvegliata naturalmente per evitare spiacevoli episodi. E l'ideatore Remo Saraceni di Pescara, trasferitosi negli Stati Uniti, ha parlato della sua opera, con sfide su ambiente ed energia da affrontare, risolvere e amplificare. C'è di sicuro tanta attesa da parte dei cittadini. Il sindaco Masci parla di riqualificazione di diverse zone della città prima di puntare l'obiettivo sul big piano, quando la musica suonata con i piedi diventa arte. Sindaco, abbiamo la presenza dell'artista di questa fontana avveniristica che l'ha definita un sindaco visionario. Quello spazio che da 10 anni è praticamente abbandonato, oggi è riempito da una bellissima fontana che sarà certamente un simbolo della nostra città. Domani presenteremo, inaugureremo questa fontana interattiva che viene fuori da un'idea originale di un inventore artista pescarese che vive in America, che ha raggiunto l'apice del successo e che ha voluto donare a Pescara questo concept, che poi è diventata una fontana bella che certamente allieterà non soltanto i grandi ma anche i bambini, e credo che abbia una valenza simbolica perché è una fontana della pace, una fontana che non ha soltanto l'acqua ma anche il suono, si può collegare con tutte le parti del mondo. Quando ci siamo incontrati per la prima volta col vostro sindaco visionario, che ha subito capito la potenzialità, perché questa non è solamente una fontana che fa zampilli di colore, questa è una piattaforma che include tutta la società, specialmente i giovani, e attiva il posto, e soprattutto è super speciale perché questa l'avete prodotta voi, e la partecipazione che si può fare pure a distanza. Se tu sei un giovane che sei partito lontano, ti puoi mettere alla piattaforma. Questa è una piattaforma sociale. Non so se l'avete visto il film che ha avuto grande successo, quello con Tom Hanks, che ci sarà una sequela che noi inizieremo da Pescara.